E per ultimo, questa sera facciamo una piccolissima rassegna stampa a partire dall'Avvenire di oggi. Le catacombe di Aleppo, Il Fatto, la nuova denuncia di Amnesty International e altre drammatiche testimonianze illuminano la tragedia della città martire, il mondo inerte. Allora, è interessante che i preti continuino anche loro a dire queste cose, che cade, roba che cade assolutamente nel vuoto. Si sta facendo un genocidio di genti arabe di diverse religioni. Nessuno dice un cazzo e poi... Sono già magari, più di 200.000 morti. Esattamente. Eh? Aleppo, una capitale storica della cultura mondiale, la stanno facendo morire tranquillamente negli interessi di loro signori. Qui sono loro signori. La Chiesa stessa, che potrebbe fare moltissimo, nulla fa a difesa di queste popolazioni. Lo dobbiamo dire, è inutile che scrivano un articolo qui su Avvenire, che è soltanto un alibi scrivere queste cose. Vabbè, non sappiamo se sotto sotto stanno negoziando. Che loro sotto sotto fanno qualcosa, lo sappiamo perché l'hanno sempre fatto. Però c'è un limite a tutto, cari signori, ecco. Non solo, perché se c'è un'alleanza costante, l'alleanza è tra la Chiesa e loro signori, che sono quelli che finanziano tutte queste cose, che finanziano tutti questi tagliagole, gli interessi finanziari. Sì, ci ricorcono contro poi ogni tanto. Sì. Adesso gli hanno fatto l'attentato adesso, ieri, l'altro ieri. Esattamente. Ogni tanto qualcosa succede. No, ma c'è qualcosa di più. Sta bollendo qualcosa negli Stati Uniti che è la volta della rivolta sociale. Veramente definitiva. La rivolta sociale. È vero, ma non soltanto i negri sono, No, no, rivolta c'hanno sociale. Una strizza che non finisce mai. Non essendo un unicum nazionale, non è una nazione, esattamente. E ci sono delle tensioni che vagano nell'aria oramai da decenni, no? le lotte d'inizio secolo con le suffragette, ah, una cosa non ho detto, la cosa più importante, diciamola subito adesso, aspetta che va detta subito. Vabbè, no, dillo, vai avanti te che io vado a prendere un argomento. La scuola si ferma, un dialogo, e c'è Renzi, ecco le condizioni. Allora, Renzi, uno stronzo qualsiasi, che non si sa nemmeno che scuola ha fatto, dice che è il dottore, con raccolta dei rifiuti o in consegna dei giornali, dice che va a imporre a 200-300.000 professori, quanti sono i professori in Italia? Che si fanno manipolare, che si fanno manipolare questa testa di cazzo. Allora, qual è la realtà vera? No? Quando è che nasce veramente lo spirito rivoluzionario? Lo diceva molto bene Lenin, che diceva che un movimento raccoglie istanze, qualsiasi movimento che sia legato al bisogno popolare, le raccoglie queste istanze. Però c'è un momento in cui, no, c'è una comunicazione diretta, no? Quella che Jung chiamava una comunicazione sincronica, a quel punto scocca la rivoluzione. Noi ci auguriamo che avvenga, perché queste provocazioni sono incredibili. I nostri compagni annegati, poverini, quanto gli dispiace. Ma vedi, in questi casi, che sono i casi tipici della zattera della meloria, dove muori tu che campo io, i nostri compagni annegati, io credo poco, perché ogni tanto qualche notizia esce fuori. Ti riferisci alla battaglia della meloria? No, la zattera della meloria. Quale? Spiegami, non ce l'ho presente. C'è stata una famosa battaglia. La battaglia della meloria? Della meloria, che ha fatto... Era fra i Pisani e Lucchesi. Che è avvenuta in un la secca della meloria. Esattamente. Davanti alla secca della meloria. Esattamente. Una secca che veramente la gente che cadeva dalle barche stava in piedi. Sì. Perché la cosa. Invece c'è stata una famosa zattera di una nave che si chiamava Meloria, che è affondata e buona parte dell'equipaggio e dei passeggeri hanno vissuto a lungo in questa zattera. Ah sì, perché era appoggiato sul fondo.
probabilmente. No, di una nave che si chiamava Meloria, un'altra cosa. Ah, ok. E questi qui si sono mangiati tra di loro. Questa zattera è durata per moltissimo tempo. Ha vissuto, ma fino a te i pochi rimasti sono stati salvati. Hanno raccontato... Ma in quanti che... Gevoga, anche... Nell'Ottocento. Non me lo ricordo. Se e un grande pittore francese, espressionista, ci ha fatto un classico quadro. Mi ricordo che mi colpì moltissimo quando ero bambino. È uno dei quadri più famosi, la zattera della Meloria. Allora, avviene sempre così, quindi è inutile che questi ci raccontino delle balle, eh? Va bene, muori tu che campo io. Questa è la prima cosa che voglio dire. Tu leggi tu quest'altro. Allora, prima, a proposito di tutto quel pamphlet che ho raccontato su varie sfaccettature riguardanti la Chiesa Cattolica, i suoi uomini, eccetera, mi sono dimenticato di inserire la ciliegina sulla ciliegina, che era l'ultima fase di tutto quel processo logico che porta davanti. Sì. E cioè, il signor Jorge Lorenzo, Jorge Bergoglio, l'altro ieri, ha detto, il 29 aprile, ha detto... Uno scandalo che le donne guadagnino meno degli uomini. Sulla crisi del matrimonio e della famiglia. Non è vero che ciò che accade per l'emancipazione della donna è un'ingiuria, è una forma di maschilismo. Perché si dà per scontato che le donne ne debbano guadagnare di meno degli uomini? Se l'ha chiesto il Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale di oggi, nella quale ha affermato che la disparità fra i sessi è un puro scandalo. E quindi ha detto poi... Ma tu giustamente che deve tutelare i preti pedofili, aspetta, no? Che ti dico. Le ingiustizie del maschilismo e i valori della famiglia sono stati al centro dell'omelia del Pontefice, che ha visto oltre 20.000 fedeli radunati nella piazza San Pietro. Anche la disparità di retribuzione per una donna, aggiunto Francesco, è uno scandalo. Serve uguale retribuzione per l'uguale lavoro. Bergoglio si chiede... Perché fa parlare le suore? Aspetta, perché si dà per scontato che le donne debbano essere pagate di meno? Quindi il cristianesimo non può essere maschilista, definizione sua. Papa Francesco ha denunciato ancora una volta i danni che compie il maschilismo nella nostra società, partendo dal luogo comune, eccetera, eccetera, e afferma l'uomo che sempre vuol dominare, e poi ancora... La balla lì di Adamo ed Eva, secondo Bergoglio, il cristianesimo non può essere maschilista. Dobbiamo difendere le donne. Oh, allora, lui mi deve spiegare perché le donne nella Chiesa sono sempre state reiette, respinte, rifiutate, vittimizzate, schiavizzate, torturate, bruciate. No, certo. Le streghe. Le streghe erano donne che volevano alzare la testa. Eccetera, ma poi soprattutto l'unica carica che può ottenere una suora all'interno del clero è la carica di badessa, come ci ricorda il grande Manzoni. Vabbè, tra di loro. Fine. Però lui mi dovrebbe quella spiegare. È la massima carica. Sì. Ma quando è che ci sono le monsignoresse, le cardinalesse, le vescovesse, le papesse ufficiali, non solo le tre che certo, si erano sotto mentite spoglie. Sotto mentite spoglie. Esatto. Certo. Allora, quello è un discorso sano. Lui, questo best testa di cazzo immane che ci è stato propinato dalla massoneria giudaica e dal giusuitismo internazionale, la deve smettere di rompere il cazzo e raccontare cazzate. Fai un altro come Renzi, racconta cazzate dalla mattina alla sera. Cioè, l'abbiamo denunciato perché va in giro a dire lui, cittadino straniero, di uno stato straniero, assolutistica, sovrano assoluto, che dentro casa sua se te metti in piede dentro te mette in galera e te tirano fuori quando sei morto, se te va bene, se no manco te ritrovano le ossa, viene a romper cazzo a noi cittadini italiani che abbiamo una legislazione, sarà quella che vuoi, comunque è comunque di fatto ancora un paese democratico. Uno stato italiano che aveva abolito la condanna a morte quando il papato tagliava ancora nel 49. Quando il papato tagliava ancora la testa, le ultimi due ghigliottinati sono avvenuti a ridosso della presa di Roma nel 1870. Certo. Va bene? E quindi questo è tutto dire. Cioè, questi signori continuano a raccontare cazzate dalla mattina alla sera. Ma è possibile che la gente se le sorbisce impunemente? Questa è la nostra domanda continua. No, ma chiedesse alle suore, come le suore che servono nelle aree interne del Vaticano,
i vari vescovi, cardinali, pretonsoli di vario genere, quanti soldi gli danno a quelle suore lì? Zero. Zero. Gli danno un cazzo. Peggio delle schiave. Zero. Capito? Zero. Allora, continuiamo la nostra cosa con una rapidissima lettura così di alcune cosette simpatiche. Questo, tu avevi detto prima che qui non si parla mai di monete e quant'altro, questo è un libretto, i nostri amici sanno che io i libretti coperti, ricoperti, sono libretti che io adopero di normale consultazione. Questo qui sono le conversazioni alla radio di Ezra Pound, a cura di un noto studioso, Marco Dolcetta, prefazione di Duccio Trombadori, niente meno. E la miseria. Ecco, no, ma è veramente molto interessante. E si è convertito? Sì, ecco, da quel po' Duccio Trombadori ha cominciato a capire che veniva da una dinastia che non era quella giusta. No. Allora, ci sarebbe tanto da dire perché è un poema, sono poche pagine, sono una novantina di pagine, ma chiunque dovrebbe leggere, è per queste conversazioni che l'hanno tenuto in galera come matto per una quindicina d'anni in America. 11 anni. Questa guerra non è iniziata nel 1939. Come adesso? Non è soltanto il risultato dell'infame trattato di Versailles. È impossibile comprenderla senza conoscere almeno alcuni avvenimenti storici precedenti che segnano il ciclo del conflitto. Non si può comprendere senza conoscere almeno i fatti e la loro sequenza cronologica. La guerra è parte dell'antica lotta tra l'usuraio e il resto dell'umanità, tra l'usuraio e il contadino, tra l'usuraio e il produttore e infine tra l'usuraio e il mercato, tra l'usurocrazia e il sistema mercantilista. In economia non ci sono quasi novità assolute. Nella maggior parte dei casi ci si può limitare a dire che questo o quel fenomeno risale a questa o a quella data. La vera base del credito era nota a Siena almeno nel 1620. Su queste basi viene fondato il Monte dei Paschi, che è diventato quello che hanno voluto i cattocomunisti di oggi. Una banca ancora esistente, anzi l'unica banca in Italia che sopravvisse al periodo napoleonico. La vera base del credito consiste nell'abbondanza della natura e nella responsabilità di tutto il popolo, in questo caso tutto il popolo di Siena. Ok? Mi basterebbe questo per dire cosa significa la grande saggezza di un uomo che l'ha pagata, e giustamente, perché chi è un saggio prima o poi glielo fanno pagare. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è in questo libro di molto tempo fa intitolato Processo alla democrazia. Processo alla democrazia. L'autore Jean Bell. Quante volte per l'immanente giustizia della storia la sconfitta dei vinti è divenuta la condanna dei vincitori. Ramalho Ortigão. Il Parlamento. Ramalho Ortigão, lo stesso. Si prendono dai discorsi di ogni deputato la somma delle affermazioni e delle negazioni pronunciate su tutti i principi generali della politica e dell'amministrazione. E dall'esposizione integrale dei punti corrispondenti all'opinione di ogni partito e di ogni individuo, si vedrà che tutti affermano e tutti negano esattamente le stesse cose. Guardate la Camera dei Deputati. Non è solo la precisione delle idee, la fermezza nei principi e la nobiltà di parola che le mancano. Le manca anche la dignità nel comportamento, le mancanze, i modi, le mancano i modi, le mancano la forma. La toilette è il quasi altrettanto ridicola per i suoi discorsi che per le sue cravatte. Si sente la cattiva compagnia, si rivela il mauvais lieu del semplice aspetto. Mi sembra che sia una cosa
papale, uomo, che noi, tale vestito. Che noi, esattamente, che noi riscontriamo sistematicamente in questo Parlamento. L'abito fa il monaco. In questo Parlamento. E concludiamo con una poesia del grande Trilussa. Ragli e grugniti, cioè ragli e grugniti. Quando er somaro canta, arsa l'orecchia, slarga le froce, ride e guarda il sole. Tutti sanno la musica che è vecchia, ma nessuno conosce le parole. Che se sarà annascosto in quel motivo, un ritornello di rassegnazione o un inno sovversivo, ringrazia forse Dio che l'ha creato per essere bastonato, o se la piglia con la provvidenza perché noi e fa perdere la pazienza. Certo che quando raglia... No, ma devo dire una cosa. Finisci e poi dopo... Sì, finisci e poi... Se te lo ricordo. Se no, ma è molto bella. Certo che quando raglia si vede che si stacca e si allontana dalle miserie della vita umana e non guarda nemmeno né la paglia né il fieno. Imparate, cari amici, che vi fanno ragliare. Se voi aprite la televisione, vedete sempre dei consessi canori, vedete delle esposizioni di cantanti che si presentano in tutte le forme, in tutte le maniere. Ecco qui, te fanno ragliare. Li fanno ragliare per indurti a ragliare. Nel porco, invece, quando fa il grugnito, c'è se sente lo sfogo materiale. Certo. Perché rifà quel verso sempre uguale come un'affermazione del partito. Ma non pensa e non crede che alla roba che vede è a raccapezza, fra mezzo alla monnezza. Quando ha ficcato il muso drento lo scudellone della bobba, lo scopo della vita è bello e chiuso. È la descrizione dell'italiano medio di oggi. Chi sarà più felice e più contento? Quello che vive a stento, ma c'ha in cuore una fede e una speranza, o quello che ragiona con la panza e se ne frega d'ogni sentimento? Bravo, ma sei bello sonetto, non lo conoscevo. No, questo ti racconto, allora, quando venne a abitare a Formello, sì, nell'80, frequentavo un po' il paese, no, per fare un, sì, po' di conoscenze, così, no? Sì. E conobbi la gente che più degli altri diciamo bassica la piazza, no? Certamente. E c'era un tizio che si chiamava Re Beggia come soprannome, che significa non lo so. E questo era, poi l'ho scoperto nell'arco degli anni, era un possidente del Riero. Sì. Cioè, dalla faccia da buzzurro paesano che non sapeva né leggere né scrivere, ma questo c'aveva un'80ina di ettari di terreno, quindi insomma, sì, un benestante, diciamo, notevole, proprietario di terriero. E nel corso degli anni poi ci ho fatto amicizia, un'amicizia così abbastanza, diciamo, superficiale, ma comunque lo conoscevo, ci parlavamo, eccetera. Ed era una persona abbastanza, nonostante l'aspetto, diciamo, abbastanza incivile, nell'insieme, dismesso, eccetera, però era una persona che, con cui si riusciva a fare anche dei ragionamenti seri. Insomma, però ho scoperto, ascolta qua, sì, ho scoperto la cosa incredibile. E che lui governava da solo, nonostante ci avesse una certa età, gli animali. Certamente. Fra cui c'aveva un somaro, lui non c'aveva la macchina, sì, andava in giro con un somaro col carretto. Esattamente, giustamente. Insomma, vero signore. Passano gli anni, a un certo punto noto che non lo vedevo più. Insomma, ho scoperto che il suo somaro se l'è mangiato. Perché? Perché ha maltrattato per anni il suo somaro, e il suo somaro se l'ha segnato a l'unghia. Esattamente. E come gli è capitata l'occasione, l'ha ammazzato e se l'è mangiato a morsi. E mi pare giusto. Cioè, un somaro che mangia la carne, non è possibile, no? È naturale. Quello se l'è mangiato per la rabbia che c'aveva dentro. Che aveva covato. Aveva, certo, covato per decenni. È una, diciamo, il contrappasso di questa storiella qui. Esattamente. Del somaro e del maiale. Allora, fino a che. Prima o poi è il somaro. Esattamente. Temuzzica. Il calcio te lo dà. Allora. No, ma il calcio sì. Ma che se lo mangia a morsi, proprio non mi era mai capito di sentirlo. Allora, siamo all'imbrunire e leggiamo altre due piccole poesie. Tu hai citato il somaro e io il somaro. La modestia del somaro. Questa la conosco. Quello che te fa danno è la modestia, disse un cavallo a un ciuccio.
Ecco perché non sei riuscito a diventare una bestia nobile e generosa come me. E il ciuccio disse: stupido che sei, se io ci avevo davvero l'ambizione di fa carriera, a st'ora già sarei ministro della pubblica istruzione. E allora te cosa, di una pertinenza eccezionale. Triussa era un grande. No, vabbè, ma dico, la realtà di oggi è questa, no? E il primo pescecane. Dopo aver fatto l'arca, Noè disse alle bestie: chi si imbarca forse se salverà, ma chi non monta, sì e no, che la riconta. Perché fra pochi giorni il Padre Eterno, che si è pentito d'aver fatto il monno, scatenerà un inferno per rimanacce tutti a fondo. Avremo da restare 6 settimane, tutti sott'acqua, e lì tocca chi tocca. Ogni bestia tremò, ma un pescecane stridò: viva il diluvio! E aprì la bocca. Infatti, per dire anche lui, no, ma non rompete il cazzo con la storia del diluvio, no? E allora le abbiamo dette. No, anche perché va detto che c'è stato un periodo lungo, ere quaternarie, terziarie e quant'altro, che praticamente il mondo era quasi tutto sommerso. E quindi altro che diluvio. No, le prime forme di vita sono state quelle anfibie, quelle terrestri, perché erano tutte, la vita si è creata nel mare. Vai a dire se stronzi ebrei. La ragione del perché, no, ma loro che sono, la cui cultura deriva dal deserto, l'acqua non sanno nemmeno cos'è, non l'hanno mai vista, capito? Il mare che è? Loro si lavavano e continuano a lavarsi con la sabbia, quindi sappiamo chi sono. Ieri sentivo un grillo che cantava tranquillo in fondo a un prato. Un po' più in là, de dietro allo steccato, una cicala rispondeva al trillo. E io pensavo, in mezzo a tanti guai, non c'è che la natura che non si cambia mai. Ste povere bestiole...